Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura di Mauro Pons, pastore alla chiesa di Pinerolo. Benvenute e benvenuti, care amiche, cari amici, care sorelle, cari fratelli, in questo giorno in cui vogliamo ritrovarci insieme intorno alla parola che Dio ci ha donato in Gesù Cristo. Iniziamo questo momento di culto con un salmo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, poiché tu ci accompagni ogni giorno della nostra esistenza, agendo in nostro favore, avendo cura di noi, dei nostri cari, ma anche tenendo saldamente in mano il filo della storia di questa umanità che è sempre alla ricerca del suo riscatto, di una affermazione della propria dignità e soprattutto di quello che oggi sentiamo con particolare urgenza, cioè un mondo pacificato nel tuo nome. Amen. Lode all'Altissimo, lode al Signore della Continuiamo la nostra riflessione che abbiamo iniziato alcune settimane fa sul Vangelo di Giovanni, in modo particolare per quello che riguarda il suo 17° capitolo. Compreso che questo testo, che viene presentato come una preghiera di Gesù, in realtà è il tentativo di esprimere da parte della comunità giovannea successiva la propria confessione di fede, affermato che il rapporto profondo che lega Dio al suo figliuolo Gesù Cristo si riverbera sulla comunità cristiana, trasformandola in una realtà vivente che si nutre della parola di Dio. Vediamo che cosa ci suggerisce il testo successivo. E Gesù,
che parla. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo. Conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dato, li ho anche custoditi. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. L'identità della cristiana e del cristiano, radicato nella comunità di fede, è un'identità che non può essere visibile al mondo, se non nella dimensione della testimonianza. L'identità del cristiano e della cristiana è quella di vivere l'esperienza della fede come occasione di una testimonianza all'Evangelo di Gesù Cristo che per la sua essenza non ci rende omogenei al mondo, ai suoi valori, alle sue ideologie. Appartenere a Dio, appartenere a Gesù Cristo, come ci ricorda questo testo, significa entrare all'interno di una relazione, che crea unità, crea omogeneità, attraverso una confessione di fede. Questa confessione è importante perché è il nostro modo di esprimere la realtà in cui noi confidiamo. Una realtà che non è fondata sull'esistenza di questo mondo, anche se la vita di questo mondo è nelle mani del Dio Creatore. Come dice Giovanni, nelle mani stesse del Figlio, che ha un compito specifico, quello di richiamare alla vita la nostra stessa esistenza. Essere dei credenti dunque significa, nell'esperienza del cristianesimo giovanneo, vivere la realtà di una presenza di Dio attraverso il Figlio, che da una parte rende estranei al mondo, diversi, dall'altra parte, allo stesso modo, ci rende disponibili a essere presenti nel mondo attraverso una testimonianza che parla di questa diversità in termini evangelici. C'è un piccolo tratto in questo testo che viene ricordato, come l'unità della Chiesa possa essere un'unità messa a rischio, frammentata. Qui c'è il riferimento al tradimento di Giuda, che ruppe il patto che univa fra di sé Gesù e i suoi discepoli. Nel momento del tradimento, di quella che questo testo chiama perdizione, dove il mondo, i suoi valori, le sue logiche, anche la sua economia, prevale sull'economia dell'Evangelo di Dio. Ed è in questo momento in cui la comunità sperimenta, nel momento del tradimento, anche il momento dell'abbandono. Gesù lascia la sua comunità. Gesù, in qualche modo, però, lascia questa comunità affidandola al Padre. E tutto passa attraverso una parola.
qualcosa che viene comunicato da generazione in generazione. Gesù è presente nella parola che lui ha pronunciato, Dio è presente nella parola che Gesù ha annunciato. E allo stesso tempo la comunità cristiana vive di questa parola nel presente. Tutto si tiene, perché anche se il mondo è diverso da noi, questa diversità è la forza che ci tiene insieme e ci lega le une agli altri. Amen. Concludiamo questo nostro momento di culto con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e che dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria per sempre. Amen. Che la grazia del Signore sia con tutte e con tutti voi. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese, a cura del pastore di Pinerolo, Mauro Pons.